Salve a tutti, sono Francesco Fusillo e con questo piccolo video intendo spiegare come è aggirabile il pacco di Sancoré che nei sistemi Windows non funziona bene, nel senso che Sancoré non è in grado di importare con i file da altri sistemi tranquillamente. Adesso si faccio vedere l'errore. Io dico importa, vado sulla scrivania, ecco, vedete, salta Sancoré. Sancoré non riesce a trovare dei file che sono qui e sono dei file di Sancoré già pronti, fatti dalla nostra collega Sara, che voleva importare. Vengono da Windows 7. Ecco, grazie a Maurizio Marangoni, siamo riusciti ad aggirare questo errore e quindi permettere il transito, che è l'effettivo obiettivo nostro con questo sodilinio, cioè software multipiattaforma che permettano di transitare la didattica e non lasciarla solo sulla LIM, perché Sancoré lavora su qualsiasi LIM. Allora, come si fa? È semplice, semplicemente. Si apre la cartella home, che è, diciamo, i documenti per Linux, metto un riquadro aggiuntivo per far spiegare cosa sto facendo e su questo riquadro vado nella cartella immagini. Ora vedo che nella cartella immagini e nella cartella video c'è una cartella Sancoré, che è la cartella delle risorse del programma. Appena si installa, lui la produce. Bene. Io qui dentro andrò a mettere i file che voglio importare e lì dentro metterò i file che voglio esportare. Quindi transito attraverso la cartella che ha prodotto il programma. Quindi vado sulla scrivania e sulla scrivania trovo le pillole di competenza. Bene, le pillole di competenza, adesso mi voglio provare a portare dentro i problemi da scegliere. Su questo riquadro, come dicevo, dentro Sancoré, nella cartella immagini, problemi operazioni da scegliere, copio e incollo. Ecco, nella cartella Sancoré immagini ho messo dentro un file di Sancoré. Bene, a questo punto, aprendo Sancoré, vedrete che l'intuizione di Maurizio è efficace, cioè il programma lo elabora. Vado in documenti, vado in importa. Mi apro la cartella immagini, trovo Sancoré e trovo le operazioni da scegliere. Clicco e apro. Voilà, ecco il file di Sancoré che viene da Windows 7. Lo apro e lo vedo bene perché vuol dire che Sara ha scelto un buon font, Passepartout è presente anche sul sistema Linux, se no si vedrebbero dei font che non sono perfettamente centrati con qualche rovina. Ecco, scrivo dentro prova per far vedere che lo modifico. Prova di importazione esportazione, giusto perché così. Ecco. E questo è il mio file modificato perché ci ho messo dentro qualcosa. Come vedete agisce, quindi questo file che viene da Windows l'ho tranquillamente lo sto tranquillamente trasformando, non so neanche cosa sto facendo, ma è giusto per far capire che più per boh. Allora adesso io lo esporto e dove lo esporto? Lo esporterò nella stessa cartella e dove farò transitare i file per uscirne. Quindi lo esporto in formato Sancoré con problemi operazioni da scegliere. Scriviamo così, modificato. E quindi in home scuola immagini Sancoré, problema di operazione serie modificato, salva. Operazione espletata con successo. Bene, allora se io adesso dovessi tornare su Windows o su un Mac, non farei altro che andare dentro la cartella home, in immagini, in Sancoré. Ecco che mi sono trovato il file modificato, che io mi metto su una chiavetta, me lo porto in giro, lo metto in internet, faccio quello che mi pare. E quindi ho trovato la maniera per far transitare i file da
da un sistema operativo e da una versione all'altra. Consiglio vivamente di utilizzare Sancoré perché lo abbiamo scelto in quanto questo fantastico programma per gestire l'interazione sulle LIM è open source e permette appunto di lavorare su qualsiasi marca di LIM. Ha un plafond di attività e di risorse notevoli, ma questo è frutto forse di un'altra piccola video lezione. È nella nostra intenzione, nella nostra filosofia, appunto, creare il più possibile delle passerelle fra i sistemi e fra le persone che fanno didattica. Quindi, con questo piccolo video, spero di aver spiegato come aggirare il problema, il bacco di Sancoré. Ringraziamo naturalmente ancora Maurizio Marangoni per la sua solerzia, la sua capacità di affrontare le cose, perché senza di lui questo bacco sarebbe ancora un bacco, invece in qualche modo l'abbiamo risolto. Francesco Fusillo per Sodi Linux e buona visione di questo piccolo video.